Sono passati ben 4 anni dall'ultima volta che hanno fatto uscire il loro album. A chi mi sto riferendo? Mi sto riferendo ovviamente ai Tantric. Vi rinfresco la memoria. I Tantric sono un gruppo hard rock, post-grunge, alternative metal, presenti dal 1999. Hanno pubblicato 7 album in tutto e l'ultimo l'hanno pubblicato un paio di giorni fa, esattamente il 5 ottobre. Contengono la bellezza di 10 tracce e adesso vi dico i miei pareri per quanto riguarda Mercury Retrograde. Mercury Retrograde l'ho trovato un po' piatto, diciamo che non mi ha convinto, anzi, senza diciamo, non mi ha convinto per niente. Molto, sono rimasto molto in bilico sul giudizio, diciamo che è praticamente, lo considero un album piatto dal mio punto di vista, lo considero un album piatto, a parte che hanno fatto, a parte quelle due canzoni che mi hanno convinto perché erano molto più orecchiabili rispetto ad altre, ma per il resto, ragazzi, hanno fatto in precedenza cose molto carine. Certo, non sono la band del secolo, non sono, però nel loro piccolo insieme hanno fatto delle cose molto carine, con un sound quasi indiano. Sì, praticamente loro avevano in precedenza, infatti mi sembra strano che in questo album non l'hanno fatto. Loro avevano la peculiarità di fondere sonorità indiane, sì, se così si può dire, al rock moderno, al grunge, al rock alternativo, ecco. Avevano questa peculiarità e mi piaceva perché da questo punto di vista sperimentavano parecchio. Appunto, mi sono piaciuti e in precedenza facevano cose molto carine. Adesso se ne sono usciti a distanza di 4 anni dall'ultimo. 10 tracce non mi hanno convinto. Le uniche due tracce che mi sono piaciute rispetto ad altre sono My Forever e My Last Stumble. Poi l'ultima traccia è una versione di My Forever acustica che non è affatto male. Tutto qua. Alla fine il CD dei Tantric è questo. Bene ragazzi, ho espresso il mio modestissimo parere per quanto riguarda Mercury Retrograde e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!